Le eruzioni lineari sono quelle che si formano dalle dorsali oceaniche e sono appunto eruzioni normali di magma. Le dorsali oceaniche sono estremamente diffuse sul pianeta, addirittura si calcola che circa il 10% della superficie della crosta terrestre è formato o ha a che fare con le dorsali oceaniche. I vulcani lineari sono tutti a base di lava basaltica e si formano dove appunto abbiamo detto ci sono i punti mediani della dorsale. Ricordiamo che la dorsale produce nuova crosta, per cui appartiene a quelli che sono i margini divergenti o costruttivi. Gli hotspot si formano dalle profondità del mantello da cui risalgono e in genere proprio per questo motivo fondono e diventano magma. A differenza degli altri vulcani sono molto lontani rispetto ai margini di placca. Che cosa li forma? Secondo le teorie attuali sono dei pennacchi o plume di tipo basaltico che si formano, ma non è ben chiaro il perché. Cioè che cosa genera effettivamente in quel punto l'hotspot tuttora non è ben chiaro. Poiché la placca si muove e scorre, si troveranno dei vulcani a scia, dove il vulcano attivo è il punto in cui tuttora c'è l'hotspot. I vulcani antichi, spenti, sono i punti che prima erano nell'hotspot, ma che poi il movimento delle placche tettoniche ha traslato via via. Un esempio di questo sono proprio le isole Hawaii, dove abbiamo la più recente con Kilauea, che è il punto attivo, e gli altri che si sono spostati da questo punto. Le isole Hawaii sono l'ultimo pezzetto, diciamo, di quella che viene detta catena dell'imperatore. Quindi è una sorta di percorso dove abbiamo l'età del vulcano, possiamo capire quanto tempo fa il vulcano si è spento, quanto tempo fa il vulcano si è formato. E da qui possiamo anche capire perché appunto adesso le Hawaii hanno diversi vulcani ancora particolarmente attivi come Kilauea. Un altro esempio è l'Islanda, dove all'hotspot presente si somma la dorsale oceanica, quindi c'è un doppio effetto. Questo fa in modo che l'Islanda abbia un sottosuolo particolarmente caldo che infatti è sfruttato come fonte geotermica. Altri punti interessanti che abbiamo sono l'isola di Ascension o Tristan da Cunha, che si trovano entrambe nella dorsale atlantica, o l'isola di Pasqua nella dorsale del Pacifico. L'importanza di questi hotspot è proprio principalmente quella di poter ricostruire i movimenti delle placche tettoniche e poterci dare un'idea di come si sono mosse nei milioni di anni.